Buon pomeriggio, con questo pomeriggio siamo finalmente giunti in Italia tematicamente, anche tematicamente e con un gruppo di ricchissimi contributi che si allacciano all'intervento di ieri di Giacomo Paroffio e anche a questa mattina che ci ha già dimostrato che dobbiamo trascendere le categorie nazionali moderne con gli influssi nell'Europa medievale e con i contributi di questo pomeriggio anche c'entra una nuova prospettiva, come ho letto, se ho letto bene, di influssi transregionali che stiamo aspettando. Primamente ho il privilegio di introdurre il professor Marco Gozzi, che è flautista diplomato anche, e si è laureato in musicologia, tiene un dottorato di ricerca in filologia e ectotica musicale proprio dopo stazione a Lecce, fra altri, professore a Trento, e insegna anche al Pontificio Istituto di Musica Sacra, Semiologia e Paleografia Musicale, e direttore di varie collane, nomino solo la Rivista Italiana di Musicologia, e dirige anche altre collane e progetti numerosi che non posso... posso innumerarlo in questo punto. Siamo lieti in attesa della relazione su storia in Italia, prospettive e opportunità. Grazie mille. Grazie mille. Giacomo Paroffio ieri ha introdotto alcuni temi importanti sulla ricerca delle storie in Italia. Io ho solo il compito di indicare quello che potrebbe essere una ricerca futura, indicare delle linee di ricerca e tracciare il metodo e gli obiettivi di un progetto che speriamo si possa realizzare nei prossimi anni. E a me piacerebbe appunto che l'Università di Trento, il Pontificio Istituto di Musica Sacra, la Fondazione Levi possano collaborare in un progetto su questi temi importanti. Con l'aiuto di tutti i colleghi interessati. La situazione italiana, ma non è solo italiana, dei finanziamenti per la ricerca in questo campo, ma in tanti campi umanistici, è complicata, però ci possono essere tante strade, perché adesso pubblicare può costare poco, perché si può mettere online, e ci sono diverse possibilità comunque che non hanno bisogno di finanziamenti ingenti per andare avanti. Lo stato attuale delle ricerche sulle storie italiane partecipa della situazione internazionale che ha tracciato benissimo David nel Deplian, e qua già ci sono tutte le mancanze, no? Mancanza di studi ed edizioni, only a part of this immense musical repertoire has been researched and edited, e quindi questo è lo stato anche in Italia, la mancanza di monografie, nonostante alcune siano pubblicate, la serie di storie dello Study Group Cantus Planus, importante, ma che colma solo una piccola parte, e poche sono le storie italiane pubblicate, e poi la rarità dei progetti. David citava questo progetto di cui abbiamo sentito parlare a Regensburg tra il 96 e il 99, che ha pubblicato, trascritto e analizzato 120 storie, che sembrano tante, e sono tante, ma nel complesso sono poche, quindi questo è lo stato, i lavori di Hughes di cui abbiamo sentito parlare, e appunto le poche edizioni esistenti. Qui è citato
il grande lavoro di Giulio Cattin su musica e liturgia San Marco, l'edizione di Giacomo Baroffio è un Yukim sulle storie, 9 storie, uffici liturgici medievali da codici italiani, e la recente dissertazione di Danette Brink, che però riguarda Regensburg e non fonti italiane. Quindi la situazione è questa, le necessità sono tante, ecco. Io ho fatto un elenco in ordine di priorità, e il primo punto è il fondamentale, che spesso si dimentica, no? Uno si dice, vabbè, ricerchiamo le storie, pubblichiamo le storie, cioè, we need editions, but no, not only, prima bisogna sapere quali sono, e lo stato della catalogazione dei libri manoscritti e a stampa, che è un altro aspetto che si dimentica, printed edition of liturgical books, che sono molto importanti, di questo non sappiamo ancora la consistenza reale. C'è bisogno di un censimento ben fatto, quindi non solo sapere se c'è un antifonario, spesso scrivono breviario, breviarium, ok, breviarium è che cosa? Quale storia ci trovo? Spesso i cataloghi delle biblioteche italiane, anche quelli online e anche quelli che riproducono i manoscritti interi, non hanno i metadati, quindi io breviarium e devo scaricarmelo e guardarmelo totalmente. Molti progetti, anche italiani, sono fatti così. Magari il materiale c'è, però mancano i metadati. E allora, il primo passo è una catalogazione competente. Cosa vuol dire competente? Che vado a vedere dentro il libro. Non basta dire c'è un antifonario, che quasi sicuramente qualche storia ce l'avrà dentro, ma non mi basta questo, ecco. E qui avevo messo come corollario: l'indagine deve essere estesa agli uffici composti dopo il 400, perché c'è una continua, e questo è molto interessante, una continua produzione per i santi di nuova canonizzazione di storie, con criteri nuovi, criteri in un mondo che non conosce la filologia. Ma è bello vedere Dufay, per esempio, al lavoro, che compone nuovi uffici con lo stile che sa lui, con lo stile che lui immagina sia lo stile tipico per un'istoria, o altri esempi, andiamo su, grandi compositori, Palestrina, Marenzio, sono stati incaricati di comporre Gregoriano, quindi tutto questo, di tutto questo sappiamo pochissimo e va indagato assolutamente. Quindi non ci si può solo rivolgere ai manoscritti del XII, XIII, che per noi sono interessanti perché cominciano ad avere la notazione diastematica, ma le edizioni a stampa, il pieno 500, hanno anche storie nuove che possiamo conoscere solo dalle edizioni. E poi tutti i libri liturgici, no? Non solo antifonari, dei diversi ordini, delle diverse diocesi, e sono stati citati spesso in questi giorni, ordinari, tipologie miste, raccolte geografiche, calendari, studi storici eruditi che raccolgono cose antiche, eccetera, eccetera, supplementi di libri manoscritti e a stampa. Ecco. Quindi questo primo punto, su questo mi devo soffermare un pochino perché è fondamentale. Già basterebbe fare un progetto su questo, e incominciare ad avere un censimento delle storie italiane manoscritte e a stampa, cioè dei libri che contengono storie. In Italia c'è una tradizione anche abbastanza remota nel tempo che riguarda la catalogazione dei manoscritti italiani. La prima grande impresa editoriale
è questa degli inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, diretta da Giuseppe Mazzatinti, una gloriosa collana dalla fine dell'Ottocento fino a pochi anni fa, che è continuata. Vedete che non si dice catalogo dei manoscritti, inventari, almeno sappiamo cosa c'è, inventari. La descrizione, vi faccio vedere un esempio del volume ottavo della Nazionale Centrale di Firenze, vedete, incipit ordo breviari secondo un consuetudine romane curia. Ok, qui di storie ce ne saranno dentro, ma quali sono? Secolo XV. È proprio un inventario, però già avere una notizia che lì c'è un breviario, e qui non si parla di notazione, perché poi appunto le tipologie e la competenza dei catalogatori, quando arriva il libro liturgico è un disastro totale, cioè uno scrive breviario e magari un breviario notato, quindi completo di notazione, ma il catalogatore non se ne rende conto, se ci sono illustrazioni, miniature lo scrive, se c'è notazione spesso non lo annota neanche, ma in alcuni casi, allora se io vedo breviario interamente notato, quello non è un breviario, è un antifonario, quindi, però succede anche questo. Altri strumenti, l'iter liturgico forse lo conoscete, anche questo è un inventario sommarissimo, però sappiamo almeno, spesso derivato da letteratura secondaria, quindi non li ha visti tutti i 33.000 Giacomo questi manoscritti, e quindi ci sono notizie di seconda mano, tutte da verificare, in tante biblioteche si sa che ci dicono sì, ci sono 20 corali, e corali cosa? E qualche volta nell'iter c'è scritto corale, perché l'informazione che è desunta da un'altra pubblicazione dice corale. Comunque vado veloce, vi segnalo queste due importanti collane a stampa di libri, di cataloghi a stampa moderni, i manoscritti datati, quindi dated manuscripts, che si sa quando sono stati scritti. Vedete che il primo volume è dedicato ai manoscritti trentini, e poi c'è una serie anche di fondi importanti, sono ben 22 volumi. L'altra importante iniziativa è questa qui, dei manoscritti medievali, cominciata con la Feniniana di Lucca, Arezzo, Cortona, Belluno, Rovigo, diversi posti, ma anche qui sono fatti con il criterio che di solito guida le imprese editoriali italiane, cioè chi dà i soldi, la biblioteca che permette ai catalogatori di fare il lavoro, si pubblica, e il resto resta, si spera. E vi segnalo anche che nella collana, invece un'altra collana, La Tradizione Musicale, è uscito proprio l'Ufficio Sancti Donati, l'Ufficio di San Donato, patrono di Arezzo, nel 2008. Che è un'edizione che può interessare per quanto riguarda le storie. Come sono fatti? Infatti vi mostro un esempio dei manoscritti medievali di Trento e Provincia. Vedete, composito, membranaceo, tavola delle leggende, già qui uno dice non le chiama storie, le chiama leggende. Perché il catalogatore non conosce bene, e poi dice il codice costituito da sezioni di due diversi breviari provenienti dalla Germania meridionale e dalla Boemia, sta in biblioteca capitolare almeno dal 700, e poi li descrive, prima parte breviarium, cosa ci sia dentro non si sa, non è dato sapere, però dice la presenza delle leggende di santi come Ludmilla e Venceslao, e chissà quanti altri santi interessanti, fra gli altri, inducono a ritenere che sia boemo, della Boemia. L'altro, invece, leggende della Germania meridionale. Però bisogna aprirli, andare a vedere. Segnalato, vi faccio vedere, questa è la figura, uno dice, adesso capisco qualcosa, come è fatto, come è scritto.
e vedete che c'è la serie di, quindi con notazione, ha scritto breviarium, uno dice un breviarium normalmente non ha notazione, però c'è una pagina per fortuna e c'è la notazione, e non so se avete visto com'è chiamata, notazione musicale quadrata in nero su tetragrammi. Questa non è notazione musicale quadrata, un pochino quadrata lo è, ma è un funario di scritto, sicuramente. Benedicta figlia, pulcra es, inodore unguentorum. E se uno dice che le antifone per le lodi dell'Assunzione, ma è un ordine stranissimo, nessuno ha questo ordine, e allora è un manoscritto importante, perché lo aprite e vedete che qui è iniziata Assunta est Maria, Maria Virgo, Assunta, inodore unguentorum. Vedete, è arrivato qui, poi ha girato pagina e ha iniziato, si è sbagliato, e allora ha riportato inodore unguentorum alla fine. Se uno vede solo quella pagina di destra, che è quella riprodotta, dice la serie dell'antifone di questo manoscritto è molto particolare, perché ha inodore all'ultimo posto invece che al terzo posto, ma si è semplicemente sbagliato. Ha finito qui, ha girato, ha riscritto la maiuscola e dopo l'ha riscritto di là. Quindi anche queste cose, appunto, leggendo i cataloghi spesso succedono. Comunque, vado veloce. Progetti, non ci sono solo, poi appunto quasi tutte le biblioteche italiane importanti, e sono tante, hanno pubblicato cataloghi a stampa dei loro fondi manoscritti. I liturgici sono sempre più trascurati perché hanno bisogno di competenze multiple, non parliamo del liturgico musicale, quindi con tipologie inesistenti o strampalate. Però ci sono censimenti online. Manus, ve lo segnalo, non ci sono tanti manoscritti, però incomincia a esserci una base dati abbastanza diffusa, guidata dall'ICO, quindi dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane, e dal Ministero, quindi è un progetto in qualche modo ministeriale. Purtroppo anche qui la qualità delle schede è molto differente, dipende dalla competenza del catalogatore, soprattutto per i giudici. Altro importante database italiano, il progetto Codex, inventario dei manoscritti medievali della Toscana. In Toscana ci sono tante fonti importanti e anche qui avete tanti liturgici. Qui di buono c'è che spesso ci sono almeno due o tre immagini associate, quindi uno si rende conto subito se c'è la notazione, se non c'è, che tipologia. E poi vi segnalo il catalogo dei manoscritti delle biblioteche del Veneto, www.nuovabibliotecamanoscritta. Anche qui ci sono tanti fondi ecclesiastici e quindi parecchi manoscritti. Vi dico subito che sono soprattutto manoscritti tardi, XVI-XVII secolo, ma anche antifonari graduali, quindi libri con notazione. È un progetto che si sta espandendo e pian piano crescerà. Poi ci sono i progetti di digitalizzazione o completa o parziale di fondi con notazione, comunque appunto di libri corali. Vi segnalo solo questo, ma ce n'è diversi, dell'Opera del Duomo. Uno clicca su codici corali e su, purtroppo sono piccolini, si vedono poco, ma insomma almeno si riesce a sfogliarli. Anche qui, se voi vedete l'elenco, c'è scritto solo antifonario graduale, e poi ci sono dentro tipologie molto diverse. Purtroppo anche qui non, però almeno sono completi online, quindi si possono sfogliare tranquillamente. Quindi uno, se cerca un'istoria, deve guardare tutti i singoli canti, quindi si deve sfogliare il libro per intero per sapere cosa c'è, e si trova, spesso si trova, è magari più bello così che non... Sarebbe forse meglio avere un database associato alle immagini.
Per quanto riguarda le edizioni, perché non si possono trascurare le edizioni, soprattutto gli incunaboli, ci sono tanti incunaboli che riguardano le storie. Qui vi faccio vedere due esempi della biblioteca di Monaco, che ha messo online tante cose. Ecco, vedete che qui sequitur hic historia nova de Sancto Joachim, quindi ci sono tante storie. Qui c'è Joachim, Josef, Anna, Maria, Jacobus e Maria Salome, Norimberga dopo il 1482, e qui ci sono i testi completi, non c'è notazione, ma è una fonte importante in mancanza di manoscritti. Abbiamo visto come la tradizione è molto sfilacciata, perché questi uffici spesso giravano in libelli che vanno perduti, poi gli uffici cambiano, e quindi invece nell'edizione a stampa restano tanti. Qui l'Historia de Compassione Beatissime Maria Virginis, pubblicata a Ulm nel 1497, anche qui è proprio chiamata Historia de Veneranda Compassione Beatissime Dei Genitricis Semper Virginis Maria. Quindi altra fonte importante, ma ce n'è tantissime, tantissimi. Faccio vedere un esempio italiano, questo ufficio Sancti Omobuoni. Io ho studiato a Cremona, Santo Omobuono lo conosco abbastanza, è appena uscito, cioè non da un po' di tempo, la registrazione dell'Historia dei manoscritti conservati a Cremona, con l'Historia cantata, ma qui ci sono tutti i testi, pubblicati a Cremona nel 1495, questo sta nel progetto Gallica. Qui vedete, in Italia non la chiamano più Historia, la chiamano Incipit Officium Sancti Omobuoni Confessoris. Quindi, però, fonti importantissime per i testi da non trascurare certamente. Quindi libretti, per tutto il Cinquecento abbiamo un altro strumento di ricerca delle cinquecentine, Edit 16, anche questo guidato dall'ICO, dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, il censimento nazionale delle edizioni italiane del Cinquecento. Qui trovate quasi tutto, almeno quello che è stato censito nelle biblioteche pubbliche italiane. Quindi si trovano le storie, bisogna sapere come cercarle, bisogna cercare officium, officia, tutte le diavolerie delle possibili titolazioni che ha un'Historia. Vi faccio vedere gli officia propria, e qui trovate Santi Vigili, San Simonino, Innocente Martire, Santa Massenzia, per la diocesi di Trento. Per tantissime altre diocesi ci sono libri analoghi, i santi patroni sono in libretti a parte stampati per tutto il Cinquecento. Questo non ha notazione, in rari casi si trova anche la notazione. Pieno Cinquecento, però alcune diocesi cambiano i formulari e anche la musica, ovviamente. Se voi cercate Officium, appunto, in Edit 16, escono 300 edizioni, e quindi sono abbastanza. Ecco. Siamo ancora solo al punto 1 del nostro, adesso faccio velocemente per dire, ognuno di questi punti ha bisogno di un lavoro grande, ma prima facciamo almeno un censimento di quello che esiste, e c'è tanto, almeno dal punto di vista testuale c'è tanto, sia manoscritto a stampa. E punto 2, censimento di tutti i santi patroni antichi e moderni delle diocesi, delle città, dei monasteri e dei conventi italiani, cioè andando sul territorio, facendo una ricerca per singole realtà locali. Questa ricerca spesso, appunto, si deve avvalere di studi, per esempio, fatti nel Novecento o addirittura nel Settecento, questi frati francescani che censivano tutto e copiavano tutti i vecchi manoscritti e le vecchie edizioni che riguardano la diocesi. Su questi manoscritti, a volte vanno in edizione a stampa, settecenteschi, trovate testi interi, storie,
di manoscritti perduti, quindi va fatta anche una ricerca in queste fonti che sono documentali, non sono libri liturgici, ma che spesso hanno. E poi tutti questi lavori fatti con questo spirito positivista nei primi anni del Novecento, queste grandi raccolte di documentazione che riguardano una singola chiesa, una singola diocesi, e risultano. Spesso la notazione non c'è, però ricostruire la storia, almeno sapere il nome del santo. Ecco. Terzo punto, buone edizioni moderne, edition, transcription, edition, il più possibile. La collana Storie è una cosa bellissima, ma le edizioni cartacee sono abbastanza costose, si possono abbattere i costi in diversi modi, ma si possono anche fare edizioni nel web, e quindi, e quello che consiglio io è, visto che ieri se ne è parlato del MEI, usare sistemi aperti, usare progetti già in atto, implementare la base dato Cantus. È inutile inventare cose nuove, facciamo le cose che già esistono, quindi è inutile mettere insieme strutture, ci sono già dei buoni progetti sia di catalogazione che di edizione online, edizioni con sistemi che permettono anche la ricerca, l'analisi, il confronto. Quindi possibilità di allargare questa situazione. E io vi ho messo nella slide questa sottolineatura di Barbara Haig sull'importanza delle edizioni, no? Che possono dare. E qui dice tre cose importanti, quello che fanno le edizioni: printed, fixed and often abbreviated formally variable title of the feasts. Si dà finalmente una formalizzazione di alcune titolazioni. Poi introducono queste feste in libri in uso in una certa diocesi, oppure le spostano in situazioni a cui non appartenevano. E tre, fissano gli aspetti della performance, sia del testo sia della musica. In qualche modo fissano appunto la tradizione. Però la variabilità anche nell'edizione è molto varia, quindi bisogna trattarle filologicamente come se fossero manoscritti. Spesso, appunto, dopo il concilio, in tante diocesi si cambia l'ufficio dei santi anche patroni, e quindi si stampa proprio per fissare queste novità. E quindi non trascurare le edizioni, non trascurare neanche le singole diocesi, i singoli ordini, eccetera, eccetera. Quindi non solo i libri romani in generale. Abbiamo visto che nelle realtà locali è importante, anche in una grande arcidiocesi come Aquileia o come Salisburgo, le realtà locali si comportano in modo eterodosso rispetto, lì non c'è centro e periferia, ogni diocesi è un centro, e quindi si può o non si può adeguare agli usi della Chiesa metropolitana. Dicevo, buone edizioni, indagini storiche per il contesto, analisi comparative. Abbiamo visto diversi metodi possibili di analisi comparativa. Io qui ho messo un'analisi per parametri, partire dal testo, analisi linguistica, lessicale, fonetica, semantica, retorica, stilistica, teologica, o come quello che volete, Il testo si presta a tanti approfondimenti, vedere le fonti di questi testi, andare a capire se sono scritturali, extrascritturali. Abbiamo visto che le strutture sono spesso simili, quindi anche studiare le metodologie,
Poi tutto lo studio sulla parte musicale, notazioni, come sono tramandate, anche la tipica notazione quadrata, diversità di forme, e poi l'analisi del testo musicale, la forma, il modo, abbiamo visto l'analisi cadenze e il rapporto testo-musica, su cui è già stato detto. Altro passo che può essere successivo a tutto questo censimento, il possibile confronto delle strutture testuali musicali, se ne era parlato questa mattina, le cantigas, ci sono dei pezzi, uffici ritmici hanno il testo ritmico, compositori della fine del 200 e dei primi 300 sono gli stessi che inventano chanson, canzon, leader, quindi quello è il linguaggio, non è che andiamo tanto, tanto distanti, quindi si possono ritrovare moduli, formule, strutture nei testi sillabici prevalentemente. E poi tutto il grande capitolo di cui qui si è parlato un po' pochino, ma sulla prassi esecutiva, cioè la trasmissione è monodica dal punto di vista musicale, ma la prassi era veramente monodica in un mondo che è polifonico anche a livello di canto cristiano liturgico, certamente dal 200 in poi, ma forse molto, anche molto prima. Siamo sicuri che queste storie non erano secondate? Siamo sicuri che nonostante il tipo di notazione sia muto dal punto di vista ritmico, non fossero fortemente ritmicizzate, dato che il testo è metrico e spesso strofico, eccetera eccetera? Quindi queste domande restano un po' sullo sfondo, ma nel momento in cui andiamo a fare esecuzioni o rendere suono vivo queste partiture, questi problemi dobbiamo porci, e quindi le ipotesi possono essere le più aperte. C'è molto da fare e speriamo che anche qualche giovane si appassioni alle storie. Grazie.